Allora, voglio commentare un articolo apparso all'interno della voce.info di Tommaso Monacelli che fa riferimento all'inflazione della BCE, in modo particolare l'articolo intitolato "Dalla BCE una promessa difficile da mantenere" del 15/9/2023. Allora, qui praticamente nell'articolo l'autore dice che è facile per la BCE agire nella riduzione del tasso di inflazione in una fase iniziale, cioè quando praticamente l'inflazione è molto alta. Quando l'inflazione è molto alta è molto facile per una banca centrale andare a ridurre il tasso di inflazione. Quando però l'inflazione inizia a diminuire, la probabilità che la banca centrale sia in grado di portare l'inflazione che diminuisce al target previsto, che magari è ancora più basso, è una probabilità anche questa molto ridotta e richiede molti sforzi da parte della banca centrale. Quindi l'autore sostanzialmente dice che esiste una relazione fortemente non lineare tra il tasso di crescita, cioè tra l'attività economica e l'inflazione. L'autore sostanzialmente critica l'idea della cosiddetta persistenza del tasso di interesse, cioè sembra che la Banca Centrale Europea, che il 14 settembre ha incrementato il tasso di interesse, abbia chiarito che in realtà questo tasso di interesse non crescerà ulteriormente, perché diciamo, la Banca Centrale Europea ritiene che mantenendo questi tassi alti per un periodo di tempo molto lungo sarà possibile raggiungere l'obiettivo dell'inflazione della BCE, che è notoriamente il 2% da sinistra. Questo si tratterebbe di una regola che è stata indicata come regola della persistenza, come appunto è stata presentata da Fabio Panetta in un incontro che si è tenuto alla Bocconi, così dice l'autore. Che cos'è questa regola della persistenza? Appunto, l'idea che portando un tasso di interesse ad una certa soglia e mantenendolo su quella medesima soglia, sarà possibile poi nel lungo periodo raggiungere il tasso di interesse che è target, che per la Banca Europea, ripetiamo, è il 2%. Quindi la Banca Centrale Europea sta dicendo agli operatori che non alzerà più il tasso di interesse, che sostanzialmente questo tasso di interesse rimarrà così per un periodo lungo. Quanto sarà lungo questo periodo? L'autore dice che secondo le previsioni della BCE ci sarà un ritorno intorno al 2% del tasso di inflazione nel 2025. In realtà l'autore sottolinea che c'è scetticismo su questo, cioè non è detto, non è certo che sia un target realizzabile. Appunto, c'è il problema della relazione non lineare tra attività economica e inflazione, che significa se per esempio l'inflazione è al 10% e la banca centrale ha l'obiettivo inflattivo del 2%, dicono gli autori è molto facile passare dal 10% dell'inflazione, per esempio, al 5%. Però poi passare dal 5% dell'inflazione al 2% è molto complicato. E questo è, diciamo, la relazione non lineare tra attività economica e e inflazione. L'autore in fondo dice che probabilmente non si arriverà all'obiettivo del 2% di inflazione per quando, diciamo, nel 2025. Probabilmente la Banca Centrale Europea si accontenterà di un tasso di inflazione che sarà intorno al 4 oppure al 3%, e l'autore dice che probabilmente il fatto che, diciamo, delle due l'una, o la BCE ha mentito sul fatto che manterrà questi tassi di interesse invariati per lungo tempo, oppure la Banca Centrale Europea sta veramente immaginando un mondo nel quale si discosterà rispetto all'obiettivo inflattivo del 2% che è stato sempre perseguito prima della crisi economica. Cosa possiamo dire di questo articolo? È certamente molto interessante, diciamo chiaramente per una banca centrale è molto difficile andare ad agire nel raggiungimento, diciamo, dell'obiettivo di politica economica, su questo sono d'accordo, però io non credo che la Banca Centrale Europea rinuncerà all'obiettivo del 2%, credo che la Banca Centrale Europea cercherà
raggiungere quell'obiettivo, soltanto che diciamo ci metterà molti molti anni, probabilmente ci vorranno 5, 6, 7, 10 anni, perché comunque sia uno dei problemi è che la Banca Centrale Europea ha a disposizione un tasso di interesse, però noi sappiamo bene che l'Unione Europea è un'area diciamo molto idiosincratica dal punto di vista economico, c'è molta eterogeneità e quindi l'aumento dei tassi non agisce in tutta Europa nello stesso modo con le stesse conseguenze. Quindi chiaramente qui si parla di un tasso prevalente e ovviamente sono le aree più reattive, quelle nelle quali si creeranno probabilmente delle risposte immediate alla crescita del tasso di interesse dell'Unione Europea. C'è anche da dire che, diciamo, probabilmente il fatto che la Banca Centrale Europea non voglia ulteriormente, diciamo, aumentare i tassi di interesse sta ad indicare anche il fatto che probabilmente non vuole veramente innescare una recessione e che diciamo probabilmente la Banca Centrale Europea immagina un mondo nel quale il privato faticherà ancora, l'attività economica non sarà così tanto rigogliosa e probabilmente si farà ancora abbondante ricorso alla spesa pubblica. Perché lo scenario, diciamo, internazionale nel quale ci si trova, tra guerra in Ucraina e questa sorta, diciamo, di contrapposizione tra Oriente ed Occidente, è tale da sostanzialmente impedire una ripresa, diciamo, una ripresa della struttura economica, diciamo, tradizionale. Probabilmente però questo significherà che nel futuro ci sarà una stretta su molte politiche monetarie, fiscali e che probabilmente l'Europa del futuro sarà un'Europa molto più rigorosa e molto più severa e non sappiamo che tipo di impatto questo potrà avere sui conti pubblici perché noi sappiamo invece che i conti pubblici europei sono tutti quanti, diciamo, sempre più in rosso, si stanno indebitando sempre di più gli stati e quindi è probabile che a un certo punto si venga a realizzare una classe dirigente europea che sia austera e che quindi voglia ordine dei conti pubblici, riduzione del tasso di inflazione, riduzione dell'espansione fiscale e monetaria. E non sappiamo che tipo di impatto questo potrebbe avere, probabilmente sarà proprio la Banca Centrale Europea a spingere i paesi europei a creare un nuovo tipo di contabilità pubblica per consentire proprio, diciamo, di mettere insieme politiche monetarie e politiche fiscali in modo unitario per controllare al meglio il fenomeno inflattivo. Comunque sia, sicuramente per adesso sembra che la Banca Centrale Europea abbia almeno parzialmente rinunciato all'obiettivo del 2% del tasso di inflazione.